altro gravissimo errore di cui mi pento moltissimo, e questo è stato forse l'errore più grande, e stiamo parlando di medicina estetica, quindi invasiva, il più grande errore che ho fatto è stato... Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come da titolo, voglio parlarvi dei trattamenti estetici, di medicina estetica, comunque trattamenti di bellezza che ho fatto e di cui mi pento amaramente. Non è facile fare questo video e ci ho pensato un po', onestamente, se farlo oppure no, perché questo è un tabù e ogni volta che parlo di medicina estetica, filler e cose del genere, ricevo sempre molto hating, perché è... appunto, è ancora un tabù purtroppo parlarne. Chi ne parla viene giudicato pesantemente, quindi immagino che sarà quello che succederà anche con questo video, ma sono sempre stata e ci tengo ad essere molto trasparente sui trattamenti o le cose che ho fatto, quindi penso che sia utile fare questo video, così chi mi segue può evitare di fare gli stessi errori che ho fatto io, quindi parlarne come se parlassi ad un'amica, ad un amico, può aiutare, quindi lo faccio ben volentieri. Vi menzionerò sia trattamenti di medicina estetica, quindi quelli più invasivi, quindi se siete un po' sensibili in questo caso magari skippate questo video perché vi farò vedere anche qualche immagine, e parleremo anche di trattamenti estetici che sono quelli un po' meno invasivi. Primo trattamento di cui mi pento amaramente, se vado a rivedere i video e le foto di quel periodo mi viene da piangere, sono le extension alle ciglia. Super lunghe, super nere, super innaturali, che veramente mi stavano malissimo, mi appesantivano lo sguardo, mi invecchiavano, e se seguite i miei video da un po' vi ricordate che le ho indossate, le facevo sempre maniacalmente dal 2014-2015, tipo fino al 2018 più o meno. Quando rivedo foto e video di quel periodo io non mi riconosco, mi sembra di avere due ragni giganteschi che si alzavano e si abbassavano. All'epoca però non me ne rendevo conto, cioè a me sembravano naturali, anche se molti di voi nei commenti mi dicevano: Nicole, ma magari tornare a delle ciglia ha un effetto un po' più naturale, e io però no, a me piacciono così. E quindi appunto giravo con queste ciglia pesantissime, che i miei lineamenti con i miei colori così nere veramente non ci azzeccavano affatto, erano troppo lunghe, di una lunghezza assolutamente innaturale, che non è lo stile, perché possono piacere a qualcuno, ma tipo a me non è assolutamente lo stile che cerco di avere, quindi stonavano tantissimo e le considero un po' volgari su di me, sul mio viso. Appunto, adesso come adesso non me le vedo, ma all'epoca le amavo e non potevo neanche lontanamente pensare di smettere di farle, e mi ricordo che ero diventata decisamente dipendente, perché non riuscivo a stare senza, e che poi è difficile con l'extension alle ciglia perché dopo un po' ti cadono e quindi sei obbligata ad andare a rifarle, altrimenti hai questi ciuffetti accanto alle tue ciglia naturali, che per quanto mi riguarda sono cortissime, quindi la differenza si vedeva anche nel colore, perché le mie ciglia sotto erano bionde, quindi più chiare, queste nere lunghissime, veramente orribile, quindi ero appunto dipendente, nel senso che dovevo sempre tornare a rifarle sempre di più. Inizialmente ero andata anche da una persona che non era per niente brava, quando abitavo ancora ad Amsterdam, e mi aveva fatto tipo dei grumi, una cosa terribile. Mi ricordo che quando andavo a pettinarle era un suicidio praticamente, perché me ne cadevano tantissime e mi si sono indebolite anche tantissimo, tant'è che poi dopo tutti quegli anni, quando finalmente mi sono decisa di togliere ed avevo iniziato a fare la laminazione, che invece consiglio, di un trattamento che farei tuttora se non utilizzassi i sieri per le ciglia, quindi non ne ho bisogno, ma la laminazione mi piace, ma fino a quel momento appunto avevo questo look con queste ciglia nerissime a mo' di ventaglio, che se tornassi indietro decisamente non rifarei. Numero 2, trattamento di cui mi pento, che non è di per sé un trattamento di bellezza, ma dovevo assolutamente includerlo in questo video e adesso mi capirete, è stato il piercing al naso fatto con pistola. Lo so, potete insultarmi nei commenti, fatelo. Avevo 14 anni, credo, 15 anni, e come
tante mie amiche sono andata anch'io dopo di loro a fare il piercing al naso con la pistola. Questa è stata una pessima idea per diversi motivi. Sappiamo tutti che bisogna sempre andare dai piercer a fare i piercing e mai a farli con la pistola. Per tantissimi motivi la strumentazione non è sterile come invece lo è dal piercing, infatti rischi infezioni. E poi la parte viene lacerata con la pistola, mentre con i piercing la zona viene forata, quindi per la pelle è molto meno traumatico il tutto e il foro si vede anche molto meno, perché i fori fatti sul naso vengono fatti molto sottili dal piercer, mentre con la pistola mi hanno messo lo stesso orecchino che ti mettono sui lobi ed era spessissimo, la barretta era spessissima, quindi mi ha portato uno ad avere un sacco di infezioni che appunto ho rischiato mi lasciassero anche una specie di cicatrice in rilievo, che purtroppo succede a molte persone, per fortuna poi mi è passata, ce l'ho avuta per un periodo ed ho sudato freddo perché veramente sembrava un neo protuberante qui sulla narice che mi tipo ad effetto ottico mi allargava anche il naso. Per fortuna quella cosa se n'è andata, ma mi è rimasta una cicatrice che ovviamente in videocamera non potrete vedere, ma dal vivo si vede una cicatrice, cioè il buco gigante qui sulla narice destra, e tutti pensano che sia tipo un punto nero enorme, invece no, è la cicatrice del piercing che io perché a quell'età ero molto molto furba, almeno pensavo di esserlo, sono andata a fare con la pistola, quindi di questo mi sono pentita tantissimo, non fatelo. E stesso errore ho fatto anche sull'orecchio in alto, questo quando ne avevo 13 di anni. Ho fatto l'orecchino con la pistola qui sulla parte destra in alto, anche lì si è infettato, penso mi abbiano preso tipo un nervo, un qualcosa, adesso io non me ne intendo ovviamente, però qualcosa mi hanno toccato perché la parte era blu e non si cicatrizzava, tipo mi ricordo che dopo 2 anni l'ho tolto perché non si era mai cicatrizzato ed era sempre una ferita aperta, quindi non fate questo errore, non fate l'errore che ho fatto io, non fate mai 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 i piercing con la pistola. Altro errore enorme, questo è forse l'errore di cui più mi pento tutt'oggi e di cui mi sono pentita tanto negli anni perché ho avuto molti problemi legati a questo, è stato fare il filler alle labbra per la prima volta, quando sono andata la prima volta a farlo da un medico estetico su cui non mi ero informata prima. Era un medico estetico molto conosciuto in un centro anch'esso molto conosciuto, un centro molto rinomato, e quindi mi sono fidata ed ho sbagliato tantissimo. Mi sarei dovuta informare riguardo il medico che mi avrebbe fatto le labbra, perché è sempre importantissimo vedere il prima e dopo dei medici a cui ci affidiamo, perché purtroppo molti tendono a fare le labbra a canotto, ad esagerare, e non era assolutamente un effetto che io volevo avere. Questo medico mi ha iniettato una fiala intera di filler che di solito non si inietta neanche in entrambe le labbra, ok? Alla prima seduta. A me ha iniettato un'intera siringa di filler solo sul labbro superiore. Questo medico così facendo mi ha formato tantissimi grumi e il prodotto è iniziato a migrare verso l'alto praticamente da subito. Avevo un labbro che non era per niente naturale, era completamente sproporzionato e soprattutto era brutto da vedere perché si vedevano tutti i grumoletti, io li sentivo benissimo ma se alzavo il labbro si vedevano. Il medico poi si è scusato, mi ha cercato di riparare con dell'altro filler che ha reso il tutto ancora peggio, e se andate a vedere i video in cui avevo appena fatto il filler nel 2017 per la prima volta ve ne renderete conto, perché era veramente un effetto orribile. Quel medico poi, siccome appunto il risultato era tremendo, mi ha fatto la ialuronidase, che è un prodotto che viene iniettato per andare a sciogliere completamente il filler, cosa che io ho fatto ma che ovviamente avrei preferito risparmiare, perché la ialuronidase, a parte che è potenzialmente rischiosa perché si può essere allergici, cosa che per fortuna non sono, ma avrei preferito non doverla fare, ma è anche estremamente estremamente dolorosa, quindi e non è neanche bastato purtroppo fare una seduta di ialuronidase, perché mi aveva iniettato talmente tanto filler che ne ho dovute fare 2 di sedute e ancora un minimo di prodotto mi era rimasto. È stato veramente un incubo, ci ho messo degli anni a togliere tutto quel prodotto perché avevo paura, essendo io un soggetto allergico, avevo paura a fare la ialuronidase. Appunto, poi sono riuscita a risolvere, ho tolto completamente il filler per poi farne una quantità minima, pensate che
quando l'ho rifatto poi a distanza di anni, mi hanno messo un quarto di fiala, se non un po' meno, al centro del labbro, un quarto rispetto appunto alla fiala intera anni fa. Poi quando mi rivedo in quel periodo mi vedo veramente deturpata e mi fa molto arrabbiare che appunto un medico estetico abbia potuto iniettarmi così tanto prodotto, essendo comunque una persona con una certa esperienza, ma a detta sua il mio labbro era molto elastico e quindi lui ha ritenuto che si potesse iniettare così tanto prodotto per poi pentirsene e scusarsi e cercare di rimediare in tutti i modi. Sono andata poi a risolvere sciogliendo completamente tutto il prodotto, però anche quello è un processo lungo che non si può fare tutto in una volta, quindi è stata veramente una grossa seccatura e questo è stato veramente il trattamento di cui mi sono pentita di più, che mi ha creato più problemi anche di autostima, soprattutto perché il mio lavoro, non solo per questo ma anche per questo, che il mio lavoro è basato sulla mia immagine, mi vedo in videocamera costantemente, voi mi vedete, quindi la mia immagine, il mio viso è in primo piano, viene visto da tante persone e quindi potete immaginare quanto io mi sentissi insicura. Era un labbro fatto male e che mi faceva sembrare molto di plastica, infatti in quel periodo questo non ha aiutato, perché purtroppo su YouTube le persone sono crudeli e quindi mi veniva detto costantemente sei di plastica, e in realtà avevo fatto solo il filler solo al labbro superiore volendo fare una cosa naturale, ma sono capitata nelle mani del medico sbagliato. Ovviamente bisogna andare sempre solo dai medici a fare il filler, ma anche sui medici bisogna informarsi molto molto bene, perché c'è chi è molto scrupoloso e vi fa un effetto naturale, c'è invece anche chi non è scrupoloso per niente, come purtroppo è successo a me, e rischia di farvi solo grandi danni che poi ci metterete anni a risolvere. Altro trattamento di cui mi sono pentita amaramente è stato fare la decolorazione completa fino a fare diventare i capelli bianchi per poi tingerli di fucsia. Questo è stato un gravissimo errore che ho fatto quando ero teenager, volevo assolutamente avere i capelli fucsia e la parrucchiera mi ha spiegato che avrei dovuto fare una decolorazione totale se volevo avere quel bel colore fucsia acceso, cosa che ho fatto e cosa che mi ha poi bruciato completamente i capelli fino a quando li ho dovuti tagliare cortissimi. Io lo so che voi non potete immaginarmi così, ma all'epoca avevo tagliato i capelli così, ok? Questa era la lunghezza, un po' copiando Jen di Dawson's Creek, che in quel periodo aveva i capelli così corti, mi sono detto ok, facciamo questo taglio, lei sta da Dio, a me poi stava malissimo, ma ho dovuto farlo per togliere la decolorazione ed ho risolto solo così perché i miei capelli erano bruciati. Sui capelli sottili, appunto come i miei, non è stata per niente una buona idea. Sono andata in giro con i capelli di paglia di uno spaventapasseri per anni prima di tagliarmi e poi sono andata in giro con i capelli così corti che mi stavano malissimo, cioè ma veramente veramente malissimo. Purtroppo non penso di avere foto di quando avevo i capelli così, perché mi rifiutavo di fare foto e non esistevano ancora i cellulari con la videocamera, quindi non ne ho, e quelle che avevo penso di averle buttate. Fidatevi quando vi dico che erano completamente fritti, erano come elastici, e quindi anche quello è stata una decisione d'impeto che ho avuto di farli così fucsia e che poi ha avuto conseguenze sui miei capelli per anni, quindi non farò mai più nella mia vita una decolorazione totale, mai. Altro trattamento di cui mi sono pentita è il Cool Sculpting. Vi avevo fatto un video mentre facevo il trattamento per farvi vedere tutto quanto e poi vi ho fatto anche a distanza penso di un anno il video aggiornato sui risultati completi del trattamento. Se non lo conoscete, il Cool Sculpting è un macchinario che vi viene appoggiato nella zona dove volete andare ad agire sul tessuto adiposo per scioglierlo, che va a congelarvi completamente l'area per un po' di tempo, vi lasciano lì appunto in posa con questo manipolo che vi congela la parte di ciccia, ok, di grasso, e grazie a questo trattamento la parte congelata viene poi il grasso viene poi sciolto e va a perdersi, insomma. Quindi se avete del tessuto adiposo in una parte del corpo, con il trattamento Cool Sculpting si va ad agire su quella zona mirata per andare appunto a sciogliere il grasso in quella zona. Io l'ho fatto sulla zona del mento.
Devo dire che il trattamento ha funzionato, quindi io i risultati li ho visti assolutamente, li vedo tuttora, ma penso che, e per questo volevo menzionarvi questo trattamento, penso che il rapporto risultato e costo sia troppo sbilanciato per i risultati che si ottengono con questo trattamento, che non sono quelli che si otterrebbero con una liposuzione, ok? Secondo me il costo dovrebbe essere più basso. Io solo per la zona del mento ho pagato 1000 euro, poco meno di 1900 e qualcosa, quindi sono assolutamente prezzi troppo sproporzionati secondo me per la tipologia di trattamento. E poi ultima cosa di cui mi pento amaramente, ultima ma non per importanza in realtà, è di non aver mai applicato la protezione solare fino ai 25 anni praticamente, oppure l'applicavo ma solo d'estate senza riapplicarla nel corso della giornata, e mettevo sempre una protezione bassissima che praticamente sulla mia pelle fototipo 2, sono abbronzata e sono comunque bianca, non era abbastanza protettiva ovviamente, e quindi mi sono ritrovata, come ben sapete, ad avere un carcinoma che io ho tolto, quindi per fortuna è andato tutto bene, pensavo fosse un neo, poi una volta tolto è venuto fuori che era un carcinoma, che è un tumore maligno causato dai raggi solari, causato dall'esposizione solare, ed è anche molto raro nelle persone della mia età, ma questo sta a significare appunto quanto io avessi maltrattato la mia pelle per un lungo periodo, perché non la proteggevo assolutamente, e quando abitavo in Italia andavo sempre al mare, mi scottavo, non ci facevo caso, e purtroppo negli anni il danno che facciamo alla pelle si accumula e purtroppo rischiamo tumori della pelle che possono essere più o meno gravi. A me è andata bene perché il mio era sì un tumore maligno, ma di quelli che di solito si risolvono senza nessun problema, come per fortuna è stato nel mio caso, ma non è comunque una cosa di cui vado fiera, è una cosa di cui adesso sono molto consapevole. Adesso proteggo la mia pelle anche in estate, ma ho iniziato a farlo tardi, quindi non prendetemi d'esempio, ed è per questo che spesso forse insisto un po' troppo su questo punto, ma è veramente tanto importante. Noi non ci rendiamo conto del danno che ci fa il sole e non ci rendiamo conto di quanto invece sia un atto di self love andare ad applicare l'SPF ogni giorno. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, questo è quanto per i miei trattamenti di cui mi sono pentita amaramente, di alcuni un po' di più, di alcuni un po' meno, ma comunque sono trattamenti che non rifarei. Non è stato semplice fare questo video e mi rendo conto, mi aspetto già che i commenti e i messaggi privati che mi arriveranno dopo questo video non saranno carini, perché ogni volta che tocco questo argomento e parlo effettivamente dei trattamenti che ho fatto, appunto mi arrivano messaggi e commenti che non sono per niente belli, di persone che giudicano. E penso che chi non parla di questi trattamenti lo fa proprio perché quando ne parliamo ci arriva tantissimo odio, quindi non è semplice, ma io decido di farlo perché mi piace essere trasparente, e poi voglio dire, se posso evitare a qualcuno di fare gli stessi errori che ho fatto, tanto meglio, e se posso invece consigliare di farli alcuni trattamenti perché io mi ci trovo bene, anche questo secondo me ha un senso. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video, se è così lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella mi raccomando, scrivetemi nei commenti se anche voi vi pentite di alcune cosine, trattamenti estetici, trattamenti di medicina estetica, cose simili che avete fatto, scrivetemelo nei commenti, perché secondo me non sono l'unica che guardando indietro si pente di alcune cose che magari andavano di moda all'epoca. Io vi mando un bacio ma grandissimo, come al solito. Siete pronti per il nostro mega abbraccio finale? Venite qua che vi abbraccio forte. E io vi aspetto domani alle 17:30 con un nuovo video, perché sto pensando di tornare a farli ogni giorno dal lunedì al venerdì. Per adesso non vi prometto niente, ma molto probabilmente appunto ci vediamo domani 17:30. E voglio ricordarvi anche in questo video che venerdì alle 17:30 sarò in live qua su YouTube, quindi sintonizzate venerdì alle 17:30 e mi trovate in diretta, potete farmi domande in diretta a cui appunto risponderò in diretta, ma va, ok. Quindi mia family, bacio grande e a domani, ciao.